Buongiorno Rovers. Ci troviamo a Finestrelle in Piemonte e dietro di noi c'è la fortezza, la seconda più grande d'Europa, che era la fortezza piemontese, ossia Grande Muraglia piemontese. Sì, una muraglia lunga ben 3 chilometri, con un dislivello dal punto più alto al punto più basso, al punto più alto di 600 metri di dure e lunghe camminate. Fatta costruire da Vittorio Amedeo II tra il 1700 e il 1800 per difendere i piemontesi dai francesi. Non è la più antica, perché la più antica è quella cinese, però diciamo che qua in Italia al tempo non c'erano altre strutture di questo calibro, è la più imponente in Europa e nel mondo. Dopo essere stata ristrutturata dai piemontesi, questa struttura, ora simbolo del Piemonte e di Torino, ha un percorso, ha tre percorsi divisi in tre tappe: la tappa quella corta di un'ora che si vede il primo tratto, la tappa di tre ore che arriva non proprio fino a metà, un po' prima, quella lunga di 6 ore, che lì bisogna essere dei montanari anche esperti, perché ti fa percorrere tutta la Via Aurea. Andiamo a vedere come possiamo entrare. Eccoci qua, noi siamo riusciti ad entrare e abbiamo scelto il secondo percorso, quello che dura 3 ore e che ci fa arrivare fino al Forte del Diavolo. Prima di tutto che tutta questa fortezza di Finestrelle ha inglobato anche parte di forti francesi, e la nostra guida ci ha spiegato la differenza dei forti francesi e quelli piemontesi. La differenza è che quelli francesi erano venivano costruiti all'interno della roccia della montagna, mentre quelli piemontesi direttamente sulla montagna, sul versante. Bentornati Rovers, ci siamo spostati da Usso. A Usso, esatto, siamo venuti dalle mura, ora siamo qua in questo bellissimo paesino, borgo, uno tra i borghi più belli d'Italia, nascosto tra le colline piemontesi. È praticamente fatto da tante casette in muratura, con tetti in legno, e ogni casetta ha un murales, ognuno datato e con la firma di chi l'ha prodotto. Questa non ce l'ha però. No, ce l'ha anche quella, sì. È vero, ogni singola casetta c'ha un murales. Esatto. Infatti questa cosa è molto caratteristica. C'è chi ce li ha più grandi, più piccoli, non so, ad esempio lo sportellino dell'Enel, la finestrella piuttosto che sulla porta. Però insomma ognuno ha la sua. E nella piazza ce n'è più di uno. Però vabbè, sono comunque più o meno. Dopo non ha letto un cartello con scritto. Thank you.
pieno il fiatore, probabilmente quelli che abitano qua, no, perché sono abituati, è il fatto che non si incontra nessuno, o meglio, qualcuno si incontra perché si vede che nella casa ci abita qualcuno, però poca gente e stanno chiusi in casa, oppure escono per andare a sciare e rientrano la sera. Io mi domando cosa fanno quelli che abitano qui quando sono in casa. L'importanza di Ussò, oltre ad essere il borghi più belli d'Italia, è anche la sua premiazione riguardo alla sua pulizia e la sua attenzione verso il lato ecologico, e queste sono delle dimostrazioni. Ciao ragazzi, da Ussò è tutto per oggi. Vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale. Esatto, di fianco al nostro nome in alto sul canale trovate appunto il tasto iscrivetevi. Schiacciato quello, salta fuori un simbolo a campanellina che serve per ricevere degli aggiornamenti. Non è nulla di grave, non fa male a nessuno, anzi potrà magari esservi utile nelle prossime occasioni, nei nostri prossimi video. Benissimo, ciao, ciao, e finiamo. We'll be right back.